soluzione sicurezza, arrivano le pattuglie a piedi in bicicletta, implementato anche il Targa System. Bretella dell'Albero ha iniziato lo spostamento delle tralicci che bloccavano il cantiere, soddisfatti i residenti. Prende a pugno un carabiniere e ne aggredisce un altro, succede ad Altavilla Vicentina durante un controllo. Incendio nella notte in un parcheggio a Grisignano di Zocco, distrutti un camper e un'auto. Contrasto alla violenza sulle donne, firmato in provincia un protocollo che mette in rete le istituzioni. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Vicenza. Come vi abbiamo raccontato nei titoli di apertura, è rivoluzione sul fronte della sicurezza. Arriva infatti la polizia di prossimità. Sentiamo di cosa si tratta. Pattuglie di prossimità delle forze di polizia che a partire da metà marzo presidieranno il territorio. Si tratta di un progetto che abbiamo discusso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è stato condiviso da tutti quanti, anche perché abbiamo cercato di recepire, come personalmente cerco di fare in ognuna di queste situazioni, abbiamo cercato di recepire quelle che sono le esigenze delle organizzazioni di categoria, quindi di essere vicini al singolo commerciante, al singolo esercente, con un'interazione costante e quotidiana tra esercente e forze di polizia. Affiancheranno le pattuglie in automobile, la finalità quella di avere un punto di riferimento e di confronto costante con le istituzioni e permettere interventi mirati. Inizieranno sicuramente delle pattuglie appiedate specifiche sul territorio, soprattutto nel controllo degli esercizi commerciali e con una presenza anche di contatti frequenti dei carabinieri con i vari esercenti. La novità arriva da un lavoro in rete tra questura, carabinieri, finanza e polizia locale a seguito di una serie di servizi interforze che ha portato tra il 10 gennaio e il 10 febbraio al controllo di 3.294 persone, all'emissione di 54 fogli di via, a 7 espulsioni dal territorio nazionale, a 10 arresti, alla sospensione delle licenze di 4 esercizi anche a Montorso e Valdagno, in uno dei quali la violenta rissa aveva coinvolto gli avventori, oltre al sequestro di 50 kg di droga. Abbiamo messo in campo delle attività investigative che ci hanno portato in meno di un mese a sequestrare più di 50 kg di stupefacenti fra hashish e marijuana, grandi quantità di denaro, telefoni cellulari e tutta attrezzatura per il campionamento e per la preparazione per lo spaccio. Ma oltre ai servizi di controllo, a risultare essenziali sono gli interventi di carattere strutturale, come l'illuminazione che a Vicenza è stata rinnovata nelle zone più a rischio e il supporto del Targa System, che andrà ad implementare il controllo delle targhe con 3 portali per inizio estate e sarà messo in rete con l'arma dei carabinieri e la questura. I varchi sono precisamente uno in Viale Trieste, uno è situato nella Marosticana e uno è situato all'incrocio del Gallo, esattamente verso la Riviera Iberica. E torniamo invece a parlare di uno dei temi più caldi in città, quello della Bretella dell'Albera. È iniziato lo spostamento dell'elettrodotto che aveva bloccato il cantiere. E ora? Era ora, sì, veramente. Iniziate questa mattina le operazioni in via Fermi per lo spostamento dell'elettrodotto che bloccava il cantiere ANAS alla variante dell'SP46. Era ora. Oh, anche quando fanno dei progetti non si accorgono che c'è un traliccio. Sembra un po' vergognoso. E speriamo che continuino in modo da portarla a termine in tempi brevi, perché ormai è come andare a Lourdes qua. Per lei si dovrà finalmente l'inizio. Benissimo, ho chiesto all'incaricato. Ha detto sì, portiamo via, va benissimo. Sembra proprio che le tante pressioni politiche fatte sul governo abbiano sbloccato la situazione per il completamento di un'opera attesa da decenni. Come parlamentare ho presentato svariate interrogazioni al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per imprimere un'accelerazione dei lavori che attualmente sono completi al 50%. Ci sono stati degli allagamenti alla fine dell'anno e lo stesso ministero, in risposta ad una mia interrogazione, aveva assicurato che alcune opere complementari fondamentali,
come il sottopasso delle Maddalene e di via Ambrosini avrebbero dovuto essere completati entro la fine di dicembre del 2021. Così non è avvenuto. Efficace sembra essere stato anche il pressing esercitato da Francesco Rucco, che alla fine di gennaio era andato a Roma per incontrare personalmente il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli. Il ministero si era impegnato per risolvere il problema delle interferenze con la rete dell'alta tensione di Terna. In effetti il ministero aveva addotto a giustificazione dei ritardi il rinvenimento di 29 siti archeologici e l'interferenza con la rete di alta tensione gestita da Terna. Ora sembra che il problema sia superato. Ringraziamo anche il prefetto per aver preso in mano la questione, aver convocato un tavolo con le categorie per sollecitare a sua volta ANAS a proseguire con i lavori, che sono indispensabili perché possono aiutare a deviare il traffico pesante dal centro. Ci spostiamo ad Altavilla Vicentina. Un uomo durante un controllo prende a pugni un carabiniere e viene arrestato. Prende a pugni al volto e al torace un carabiniere e ne aggredisce un altro durante un controllo, fortunatamente senza causare loro lesioni. L'uomo, 43enne residente nel Padovano, era stato sottoposto ad una verifica da parte dei carabinieri mentre era alla guida alle 2 di notte ad Altavilla Vicentina perché palesava i sintomi tipici dell'ebbrezza alcolica. Oltre ad aver aggredito gli uomini dell'arma, ha anche danneggiato lo specchietto retrovisore dell'auto di servizio della sezione radiomobile. Arrestato nella flagranza del reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e segnalato quale assuntore per la detenzione di cocaina, l'uomo, gravato da precedenti al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso la stazione di Altavilla Vicentina in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo. E nella notte a Gresignano di Zocco a fuoco un camper e un'auto parcheggiata. Camper a fuoco intorno all'1:30 di notte in via Beggiato a Gresignano di Zocco, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per le fiamme che si sono estese anche ad una vicina autovettura parcheggiata. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, arrivati da Vicenza con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme dei 2 mezzi andati completamente distrutti. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco con il personale specialistico del nucleo investigativo antincendio territoriale e dei carabinieri. Aggredisce una persona per sottrarle 100 euro e fugge. La polizia, dopo l'inseguimento, blocca un cittadino italiano. Rapinato dopo aver prelevato al bancomat. È accaduto ieri sera in via Cairoli in città. Vittima un residente che ha immediatamente allertato la polizia. Agli agenti delle volanti ha raccontato di essere stato minacciato di morte dall'aggressore, un uomo che gli avrebbe sottratto 2 banconote da 50 euro ciascuna. Il soggetto, in base alla descrizione, sarebbe stato fermato di lì a poco in viale Mazzini. È un cittadino italiano con precedenti. Addosso i poliziotti avrebbero rinvenuto le banconote rapinate. Denunciato, il responsabile è stato raggiunto anche dal provvedimento dell'avviso orale e del foglio di via firmato dal questore. Ci spostiamo invece a Valdagno, sospensione della licenza di un locale a seguito di una rissa avvenuta a luglio tra giovanissimi. Non potrà somministrare bevande e alimenti per i prossimi 10 giorni. Il provvedimento è scattato nei confronti di un locale di Valdagno. I militari della locale stazione hanno dato esecuzione al decreto di sospensione dell'autorizzazione. Il tutto scaturisce a seguito di fatti avvenuti lo scorso luglio, quando per futili motivi si era verificata una rissa tra i giovani avventori con lancio di oggetti e danneggiamenti. I carabinieri della stazione di Valdagno hanno notificato nella giornata di ieri un provvedimento di chiusura in un locale del centro. E il provvedimento scaturisce dai controlli effettuati dai militari a partire dal luglio scorso, periodo in cui si verificarono numerosi fatti nel centro della città che videro coinvolti ragazzi di giovanissima età. A seguito degli accertamenti svolti dai militari dell'arma, lo stesso esercizio è risultato essere abitualmente frequentato da soggetti ritenuti in grado di creare un grave pregiudizio all'ordine e alla sicurezza pubblica. Voltiamo pagina, parliamo del contrasto alla violenza contro le donne, firmato nella sede della provincia di Vicenza il protocollo di rete.
vi è stato un tentato omicidio nel 2020 e mentre invece si è passati dal 2020 al 2021 da 0 a 5 omicidi, ma al di là dei numeri si tratta della gravità dei fatti che sono stati commessi e che hanno scosso tutta la comunità vicentina. È il primo dato tra quelli messi in risalto dal questore a evidenziare la drammatica situazione femminicidi e violenza sulle donne nell'ultimo anno a Vicenza. Per questo il prefetto ha accelerato le procedure per arrivare alla stipula di un protocollo d'intesa tra tutti gli enti coinvolti per fare rete e sostenere le vittime che decidono di fare denuncia. Un fenomeno in aumento e che va contrastato. La prossima settimana la Regione Veneto concerterà le linee di intervento con una modalità simile al protocollo appena firmato, ma su scala regionale. In un organismo, in uno strumento di questo tipo, non riusciamo a capire chi fa cosa. Ed è importante quando ci sono tanti soggetti e tanti attori che partecipano poi a delle dinamiche di questo tipo, nella presa in carico iniziale, la presa in carico che può essere sanitaria, che può essere legata alle forze dell'ordine, che può essere legale, fino a poi arrivare alla presa in carico sociale, di sgancio, di autonomia o comunque di uscita da un percorso di un certo tipo. Beh, è un grande risultato che abbiamo perseguito per parecchio tempo, abbiamo lavorato come Comune di Vicenza e Servizi Sociali a questo progetto. Poi la Prefettura ha fatto da regia in maniera egregia, ha messo al tavolo tutti, diciamo, gli attori principali, c'è uno strumento in più che permetterà di tutelare le donne dalle violenze di genere. Quindi da questo punto di vista è un grande risultato per Vicenza, speriamo che possa essere di aiuto per prevenire i fatti che hanno purtroppo caratterizzato anche le cronache locali nei mesi scorsi. Torniamo a parlare di sanità. Al San Bortolo si riparte gradualmente con le visite in ambulatorio e gli interventi chirurgici. Impegno sul fronte Covid che ha tenuto in galleggiamento alcune prestazioni ospedaliere e che si riduce. Si va verso una graduale normalizzazione delle attività ambulatoriali e degli interventi chirurgici, attività che non si sono mai fermate neanche durante i picchi delle ondate pandemiche. In questo momento abbiamo circa 6.000 visite specialistiche, per lo più a prenotazione un po' lunga, quindi classe D e classe P, che attendono un posto e che ricollocheremo, insomma, in base alle prime disponibilità. Teniamo conto che parte del personale che avrebbe espletato queste visite ha fatto dell'altro ovviamente in questi mesi. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, si torna lentamente a regime pre-Covid. Abbiamo sempre mantenuto un'attività di fondo che grosso modo, anche per il mese di gennaio, che è stato un po' il mese più sofferente, è corrisposto ad un 60%. E adesso progressivamente ci stiamo riportando di nuovo a regime, secondo me nel giro di 2-3 settimane, come se fosse un qualsiasi anno. Novità anche sul fronte delle visite dei parenti, con le cautele necessarie. I familiari in possesso di certificazione verde potranno accedere con le regole che ci garantiscono un po' di ordine nell'entrata ai reparti. Ricordo banalmente che abbiamo stanze da 4 persone in cui non è possibile assolutamente entrare in 4 familiari contemporaneamente. Combattere il bullismo, ne abbiamo parlato molto questa settimana e oggi siamo andati all'Istituto Fusinieri. All'Istituto Fusinieri la lotta contro il bullismo si concentra sugli studenti più giovani. Alle classi prime e seconde è stata dedicata l'Internet Safe Day, una conferenza multimediale in streaming dove i ragazzi vengono a contatto con video e testimonianze realizzati dalle stesse vittime di bullismo. Non solo, gli studenti più giovani vengono assistiti dai loro stessi colleghi delle classi quinte. Una forma di tutoraggio che si è dimostrata efficace, coadiuvata anche dai docenti di diritto che hanno proposto la modalità dei giochi di ruolo, un'attività che permette agli stessi studenti di fare esperienza in prima persona in sicurezza e rendersi conto delle responsabilità implicite negli atti di bullismo. I ragazzi per i ragazzi. Da noi ha funzionato tantissimo la ricetta degli studenti tutor, cioè dei ragazzi più grandi che si propongono loro come aiuto, e in molte occasioni abbiamo visto che è stata proprio la ricetta vincente, perché i ragazzi hanno più confidenza tra di loro e quindi, insomma, quelli più piccolini, quando hanno visto un punto di riferimento nei più grandi, in quelli di quinta, si sono molto spesso rivolti a loro. E questa mattina il ministro per le disabilità Erika Stefani era in visita a un centro riabilitativo d'eccellenza ad Altavilla Vicentina. È una
realtà di grande efficienza, una grande risposta anche alle esigenze delle persone con disabilità, una disabilità anche che ha delle origini anche particolari. È una realtà che è circondata da una grande umanità, che è fatta dalle famiglie, il calore delle stesse e degli operatori molto veramente appassionati e molto dediti. L'apprezzamento del ministro vicentino Erika Stefani in visita alla struttura di Altavilla, che si occupa dei percorsi riabilitativi sia fisici che cognitivi per le persone che hanno subito una grave lesione cerebrale a seguito di traumi encefalici, emorragie o anossie. Una realtà che ha ottenuto dalla Regione Veneto l'autorizzazione a diventare una comunità alloggio per persone con disabilità e che ora punta all'accreditamento come struttura sociosanitaria con il Sistema Sanitario Nazionale. Una eccellenza locale che dal ministro viene indicata come esempio anche a livello nazionale. Occorre fare tanto per il mondo delle disabilità, occorre crescere molto. Le esigenze sono tante, le risposte a volte non all'altezza. E fortunatamente a Vicenza, nel Veneto, abbiamo ottime soluzioni. Ora la grande sfida sarà quella anche di esportare le best practice, riuscire a rendere modelli virtuosi i modelli di riferimento. C'è questa sera in prima serata il film Street of Blonde con Van Climer e Sharon Stone. Il telegiornale finisce qui, vi lasciamo alle previsioni meteo. Grazie per essere stati qui con noi, buonasera.